sono Carlo Restaino, socio della GVC Ingegneria, che opera nel settore delle fonti rinnovabili dal 2008 circa. Rivesto il ruolo di project manager per impianti fotovoltaici e agrivoltaici su terreni che vanno dalle taglie da circa 1 mega fino ad arrivare a 500 MW. Ad oggi utilizziamo il PV Case Ground Mount dalla fase preliminare, quindi dalla scelta del sito, la scelta del modulo, il pitch e tutto quello che concerne una fase preliminare, per dare un ventaglio di opzioni al cliente finale in modo tale da scegliere quello definitivo per poi procedere con le altre fasi della progettazione, quindi la parte elettrica e quello che concerne la fase esecutiva. Le problematiche principali si verificavano quando le taglie degli impianti superavano i 5-10 mega e quindi mi viene in mente quella più banale, replicare i blocchi, quindi errori, lentezza nel creare i layout. Le caratteristiche più utili sono sicuramente la shading analysis e capacity iteration. Queste permettono, combinate insieme, di ottenere un layout complessivo di qualità molto più elevata. Ad esempio, in un caso studio che abbiamo affrontato su una cava, abbiamo utilizzato molto la shading analysis per capire se il fronte di scavo andasse o meno ad ombreggiare i pannelli fotovoltaici installati a terra. PV Case Ground Mount ha cambiato radicalmente il nostro modo di progettare, in quanto già dal layout preliminare possiamo offrire all'utente finale, quindi al cliente, un ventaglio di opzioni che siano sul tipo di pannello, sul pitch e su quant'altro, fino ad arrivare poi a un'attenta progettazione esecutiva, quindi parlo di roba elettrica, di inverter, di tutto quello che è all'interno del PV Case Ground Mount. Ha sicuramente velocizzato la capacità di progettazione. Ad esempio, se per un impianto di una taglia di 10 mega il layout preliminare precedentemente richiedeva 1, 2, 3 giorni di tempo, adesso con l'utilizzo di PV Case Ground Mount riusciamo a condensare questo tempo in circa 2-3 ore. Ci ha aiutato a soddisfare le esigenze dei nostri clienti nel mercato italiano con alcuni moduli specifici, nello specifico la Civil Analysis, ovvero quella che permette di mantenere un'altezza fissa di 2,10 m così come richiesto dalle linee guida dell'agrivoltaico. Il supporto di PV Case è molto rapido e soprattutto, se il problema è un problema comune, si viene reindirizzati all'Academy di PV Case, che all'interno ha molti video che possono spiegare in maniera più semplice come risolvere il problema. Inoltre, alla fine viene fornito un feedback per capire se il problema è stato risolto o meno. Sicuramente consiglierei questo software a chiunque lavori in quest'ambito delle energie rinnovabili, ma soprattutto perché i continui aggiornamenti e il feedback con gli utenti è molto sentito da PV Case, e quindi le funzionalità e il software vengono sempre aggiornati e migliorati.